Ciao a tutti amici creativi e benvenuti sul mio canale. In questo video voglio mostrarvi come preparo la resina epossidica che utilizzo per creare i miei gioielli. Questo video vuole essere solo un video di risposta a delle domande che mi avete fatto guardando i miei tutorial. Inoltre a fine video vi svelo un piccolo trucco per non avere tutte quelle brutte e fastidiose bolle che si formano durante la miscelazione e che spesso ci ritroviamo nei nostri lavori una volta catalizzati. È un trucchetto che ho da poco scoperto ma che funziona veramente alla grande, quindi seguitemi fino a fine video. Iniziamo subito! Il mio procedimento di preparazione è sempre lo stesso, anche se le marche di resina che utilizzo sono varie. È importante utilizzare sempre una bilancia per pesare il componente A e il componente B. Si può non utilizzare la bilancia solo per quelle resine in cui il rapporto di miscelazione è di 1 a 1. Allora in quel caso basterà utilizzare lo stesso tipo di contenitore per entrambi i componenti. Inoltre, quando si lavora con la resina è molto importante proteggersi le mani con i guanti ed indossare la mascherina. Meglio sarebbe anche mettere gli occhiali di protezione per gli occhi. Infatti la resina epossidica è irritante per gli occhi, la pelle e le mucose. Con la mia bilancina da cucina quindi peso la quantità prima del componente A e poi del componente B, mantenendo i rapporti che sono indicati sull'etichetta dei barattoli di resina. Resto sempre un poco più abbondante del componente B, in modo tale da non rischiare che la resina faccia fatica a catalizzare. Inoltre preparo e lavoro la resina in giornate non piovose ed umide ad una temperatura di almeno 20 gradi, però sul fatto della temperatura ci torneremo più tardi. Dopo che ho aggiunto i due componenti, con un timer imposto 5 minuti di tempo di miscelazione, tempo ottimale per le mie piccole quantità di resina. Noterete che quando si inizia a miscelare la resina questa diventa un poco torbida e solo col continuo movimento circolare sia in senso orario che antiorario la resina inizierà a diventare liquida, fluida e trasparente in seguito. Ovviamente questa continua miscelazione crea all'interno della resina delle bruttissime bolle d'aria. Spesso si vedono vari artisti che scoppiano le bolle d'aria con un accendino, io stessa l'ho fatto, però non è molto congeniale perché stiamo lavorando con una materia plastica ed il fuoco non va bene, anzi è pericoloso. Inoltre, lavorando con piccoli stampi non è la prima volta che li brucio e li rovino. Insomma, questa brutta abitudine pian piano l'ho abbandonata. Quindi le bolle, come le scoppio? Ho notato che quando lavoro in una giornata calda e secca le bolle scoppiano benissimo anche da sole, aspettando qualche minuto prima di versare la resina negli stampi. Ma purtroppo questo non è sempre fattibile e quindi ho trovato un piccolo trucco semplice e super efficace. Quando inizio a miscelare la resina, metto il bicchiere in bagnomaria a circa 60-70 gradi e li ottengo facilmente utilizzando il bollitore del tè che ho nella mia craft dove lavoro. Noto da subito che la resina diventa molto liquida e che le bolle d'aria pian piano salgono in superficie e scoppiano. Terminato di miscelare la resina, faccio riposare il bicchiere qualche minuto e noto che le ultime bolle d'aria si posizionano sui bordi del bicchiere e anche loro piano piano scoppiano. Ho ottenuto così una buona miscelazione senza bolle. Ecco qui il mio metodo di preparazione della resina. Spero che vi possa essere utile e che possa aiutarvi nei vostri lavori creativi con la resina. E anche per oggi questo video termina qua. Spero vi sia piaciuto e che vi sia servito. Se vi è piaciuto mettete un like e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi video che presto usciranno. E se siete anche interessati a vedere le mie creazioni visitate il mio gruppo Facebook Le Creazioni di Anne Rose. Vi lascio l'indicazione e il link nell'info box del video. Ciao a tutti amici creativi e buona creatività a tutti!